complimenti per il gesto iniziale, quel mazzo di rose per ricordare un evento tragico che ovviamente ha ingigantito la vostra sportività, poi il campo purtroppo per voi ha detto altro. Beh, l'Aquila noi ce l'abbiamo nel cuore, gli aquilani si trasferirono tutti a San Benedetto, li abbiamo accolti, siamo stati partecipi, la curva è stata molto partecipe. Commovente quel messaggio, Presidente. Sì, ma la curva anche quando c'erano da distribuire i viveri, le cose, raccoglievamo tutti quanti, tutta la San Benedetto, soprattutto la curva fece una grande raccolta. E essere oggi qui è un grande onore, devo dirlo sinceramente, accolto. Come io non so nessuno oggi, però mi hanno accolto. Però è la cosa più bella che si porta a casa, poi ovviamente il risultato, Presidente. L'ho detto in settimana, il calcio a me non mi ha riempito il portafoglio, mi ha riempito il cuore. Oggi il cuore mio sta scoppiando per tutta l'emozione che ho provato oggi. Poi il lungo applauso di tutto lo stadio fa capire che il calcio unisce, il calcio è un bellissimo sport e io lo amo profondamente. Mi viene da piangere quasi pensando alla mia squadra che purtroppo non mi ha dato questo quello che oggi festeggiate voi, e sono contento che festeggiate voi. Noi, Presidente, siamo, diciamo così, no? Non siamo di parte ovviamente. No, festeggia l'Aquila. Festeggia l'Aquila perché complimenti al sindaco, all'allenatore, a tutti i giocatori che hanno giocato la partita che dovevano giocare, hanno fatto perfettamente quello che dovevano fare. Quindi sta tirando le orecchie a chi forse la partita che doveva fare ma non l'ha fatta. Io mi riprendo a domenica abbiamo recuperato un gioco che era latitante da diverso tempo, perché all'inizio campionato abbiamo giocato molto bene, domenica l'abbiamo ritrovato, oggi ricambiamo formazione. Io non voglio fare l'allenatore, non voglio fare niente, però io mi aspettavo la formazione di domenica, forse qualche ritocchetto, però alla fine avevano giocato perfettamente domenica. Presidente, partita. Sono parole importanti. Importantissime, però io voglio vedere il calcio. Esatto, io voglio vedere giocare a pallone, te la devi giocare fino all'ultimo, te la devi giocare. Anche perché all'anno. Il pareggio sarebbe servito a nessuno. Ma non serviva a nessuno, abbiamo lasciato un tempo, io ho detto, Mazzusa, siamo venuti per vincere. Dopo ci sono stati tre falli da rigore che... Allora, uno è sembrato molto netto. Guardi, le dico. Io le dico, sono stato dopo Campobasso a una riunione con gli arbitri, con tutta la Lega a Roma, no? E ha rimarcato questa... No, e Pizzi, il disegnatore, mi disse, mi risogno ancora il rigore di Campobasso. Ah, scusate, adesso te li devi risognare tutto il campionato della Sammettese. Pizzi, vatti a vedere come disegnatore, dammi un arbitro, dammelo un rigore. Su tre oggi, uno. Pertanto l'avremmo persa lo stesso, forse l'avremmo sbagliato. Però ci stava, uno ci stava. Quello che vi tocca lo volete. Però non ci attacchiamo, che tutto il campionato è stata alla fine... anche in casa non abbiamo avuto le agevolazioni che potevamo avere. Però vabbè, lasciamo perdere gli arbitri, lasciamo tutto, che alla fine qua mi deferisce qualcuno. Presidente. No, non roviniamo questa grande bella festa, questa bella cosa che mi porto oggi nell'animo. E questo le fa onore. Ovviamente è una domanda che le devo fare. Ha citato l'errore presunto o probabile della formazione. Ciò vuol dire che Massi, non la San Benedettese come calciatore tecnico, ha già tirato i remi in barca per queste ultime quattro giornate? Oppure è uno stimolo ulteriore per Lauro per combattere fino alla fine, fino all'ultimo minuto dell'ultimo match? No, io dico che il giocatore glieli abbiamo portati e oggi è mancato il giocoliere del centrocampo. Alla fine, se tu giochi a centrocampo, un Barberini che domenica ha fatto un partitone, messe tutte in banchina e alla fine non ce l'hai il giocoliere in mezzo al campo, però io non faccio la prima e secondo tempo, Presidente, nessun intervento, qualcuno senza offese per lei di più importante, mi viene in mente Berlusconi, scendeva negli spogliatoi a dare indicazioni, non so se lei l'ha fatto. No, non mi permetterei mai di fare questo, anche se mi hanno spinto a entrare nello spogliatoio, vai là dentro che no, qua non... Però non c'è stato, abbiamo lasciato un tempo, il secondo tempo abbiamo provato a giocare, ma giustamente l'Aquila ti ha infilato, giocavano per... L'Aquila si trovava a memoria, una squadra alla fine che, secondo me, quando hai una base di squadra, una base, porti avanti quella squadra, dopo la ritocchi se c'è un infortunato, lo squalificato, ma quella base deve andare sempre avanti. Noi, alla fine, una formazione unica non ce l'abbiamo avuta mai, tranne
l'inizio del campionato. Poi si sono stravolte le carte e oggi ci ritroviamo così, forse a rimpiangere un campionato che abbiamo buttato via, ma forse lo meritano quelli che stanno avanti a noi, bisogna considerare, perché l'Aquila ha fatto un campionato, l'ho osservato sempre, ha fatto un campionato in rincorsa, non si è mai demoralizzata. Ha sempre giocato, ha sempre fatto vedere un bel gioco, ha delle individualità ottime, le conosciamo, ma non le possiamo lasciare 10 metri a Banegas. Banegas ha fatto quello che si pare il primo tempo, scusa. Ci ha messo anche dentro un pizzico di accento marchigiano, Presidente, a rafforzare questa idea. No, vabbè, io dopo quando mi arrabbio mi dicono parlo dialetto, ma dopo alla fine la gente mi capisce, siamo a confini dell'Abruzzo, quindi alla fine stiamo bene. Presidente, però grazie. Di nuovo ringrazio tutta l'Aquila. Grazie a lei per la sportività e soprattutto anche per la lucidità nell'analisi tattica. Grazie, Presidente. Grazie.